Bentornati ragazzi, sono Joey HB Sport, io sono Joey Sport e bentornati con il nuovo video del Q&A Sunday. Oggi questo video sarà domenica, non so quando lo vedrete, vabbè, comunque io lo caricherò di domenica. Questa rubrica è dedicata alle domande e alle risposte. Voi domandate, io rispondo. Potete farmi qualsiasi domanda, eccetto che non siano insulti, perché a nessuno piace essere insultato. Comunque, domanda di Black Cat Channel. Farai un video con la tua ragazza? Non credo, l'ho chiesto qualche volta, ma era alquanto non propensa a farlo. Chi è il tuo youtuber preferito dopo me? Carlo Fortino. Allora, il mio youtuber preferito è Carlo Fortino, vabbè, quei due sul server, poi il vostro caro Dexter preferito, poi ci sono quelli che mi piacciono, vabbè, quelli sono a parte. Un conto è un preferito, un conto è un che ti piace. Umbi BTK fa. Ma perché ti dimentichi la ragazza? È obesa? Allora, uno, non me lo sono inventato. Due, non è obesa. Tre, il commento, la risposta al tuo commento c'è proprio su questo commento. Quindi, se andate a vedere questo video, c'è direttamente la risposta. La sua ragazza non è obesa. Se la vedesti, sentiresti tu obeso e smetteresti di mangiare. E questo è il commento risposta, non è il mio. Io ti posso solo dire, non è obesa, ma è una ragazza normale. Quali sono i progetti che ti poni per il futuro? Comunque io sono di Bari. Ciao, valeo. Comunque, progetti che mi pongo per il futuro sono una famiglia. Ho questo progetto, la famiglia, una casa, una famiglia, una macchina, una PlayStation 4, cioè, in un futuro. Come ti trovi qui su YouTube dicendo un po' sbracco? Come descriveresti la tua esperienza su YouTube? Dici tu tre tuoi pregi e tre difetti. Vale a pescare tre pregi e tre difetti. Come ti trovi su YouTube? Mi sono trovato, diciamo, all'inizio ero partito, insomma, poi ho ingranato, poi un po' andato in discesa, ora si è un po' appiattita la situazione. Comunque, mi sono trovato bene, comunque ho conosciuto anche altre persone. E YouTube è stato tipo Facebook, però YouTube, la cosa che accomuna su YouTube è il fatto di fare video. Quindi conosci persone che vogliono fare video, li fanno insieme a te, diventi amici, diventate amici. Quello è il bello di YouTube, forse anche meglio di Facebook. Come descriveresti la tua esperienza su YouTube? È altalenante. Momenti belli, brutti, naturalmente ci sono di tutte le cose. Pregi e difetti. Allora, i miei pregi sono quello di cercare di essere positivo. I miei pregi. Che altro? Essere attivo, tenermi in movimento qualche volta. Cercare di non mollare quasi mai, perché non voglio mollare. Tre difetti, testardacine, il fatto di voler avere sempre ragione, anche se non bisogna avere sempre ragione. E il terzo difetto, ditemelo voi, lasciando un bel comment killers Q&A. Se ti consigliassi un gioco lo provereste e ci faresti un video? Allora, ho visto il gioco, si tratta di gioco è WWE Supercard, è molto bello e semplice, sono grande, ti seguo dai 300, grazie per che mi segui dai 300 iscritti, grazie per il grande, comunque ho solo 20 anni, non è che sono grande, battuta squallida. Comunque, questo gioco ho visto su Android, ma non è che mi piaccia particolarmente, tipo Yu-Gi-Oh! Con le carte della WWE, è un gioco semplice, non lo so se lo proverò, se volete che provi WWE Supercar, porti un video qua sul canale, ditemelo lasciando un bel commentino naturalmente. Michele Toccane, vabbè. Ma la domanda, ma sei frocio? Non hai risposto che cazzo hai scritto? Non hai risposto. Kotaci acconsente? Non è che non ho risposto. Vuoi una risposta? No, non sono frocio. Sono fidanzato, poi non si dice neanche frocio, si dice gay, omosessuale. Non frocio, frocio è offensivo. L'ultima domanda. Marco Pallino. Devo comprare una PS4, dando dentro la mia PS3 e il mio Nintendo 3DS. Dove mi consigli di andare? Allora, io principalmente i miei giochi li ho presi da Media World, qua intanto mi arrivano notifiche a raffica, da Media World, GameStop, comunque vedi che sta facendo un'offerta, non so se la sta facendo tuttora, che davi dentro la tua PlayStation 3 con un gioco o un joystick, non lo so, PlayStation 3 da 500 giga, ti devono uno sconto di 150 euro, non lo so molto di preciso, non mi ricordo, non voglio sparare tutta la net, comunque fatti un salto da Media World o GameStop, là di solito le fanno queste offerte. Comunque, domande terminano qui, se avete altre domande da farmi lasciate un commento qui sotto, mettete un pollice in su se le domande, le risposte sono state esaurienti e dunque ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!